Buonasera a tutti, io sono Nadia e sono qui per raccontarvi semplicemente la mia storia, nel senso un episodio, un fatto della mia vita che ha cambiato completamente il suo corso e che mi porta ad essere qui oggi. E in un certo senso sono la continuazione di quello che Marisa ha detto prima di me e soprattutto incarno quello che lei ha detto, cioè quello che lei vi ha raccontato è quello che in realtà mi è successo. Io tra il 2011 e il 2012 mi sono trovata ad affrontare, a subire una grave situazione di violenza e per fortuna poi sono riuscita ad approdare alla Casa delle Donne Maltrattate di Milano, che mi ha accolto con tutte le donne, con le loro competenze, la loro accoglienza, la loro professionalità, e mi hanno aiutato a uscire da quel baratro in cui ero finita. E è stato difficile, è stato un lungo percorso, sono stata per quasi un anno in una casa segreta e questo mi ha costretto a lasciare tutto quello che avevo costruito nella mia vita. E l'avevo costruito con forte passione, perché avevo la passione per il lavoro nel sociale ed ero riuscita attraverso un lungo percorso finalmente a realizzare quello che era il mio lavoro. Sono stata per tanti anni direttore di strutture per anziani e per me rappresentava il massimo in quel momento. Ho dovuto lasciare per mettermi in sicurezza e per intraprendere questo percorso di uscita dalla violenza. Ho dovuto allontanarmi dalla mia città, ho dovuto per un periodo, in un certo senso, scomparire improvvisamente da un giorno all'altro anche da tutte le mie amicizie, da tutte le persone che mi conoscevano. E ho vissuto questa situazione, che però è stata la mia rinascita. Alla fine, dopo questo lungo periodo, mi sono ritrovata una persona nuova, perché questo percorso difficile mi ha dato l'opportunità, ovviamente, di riflettere su tutto quello che era stata mia vita, del perché mi ero trovata tra l'altro in quella situazione difficile. Io mi sentivo molto forte, molto sicura di me, in realtà era fragilissima, e proprio questo mio anche desiderio di voler continuare ad aiutare gli altri in realtà mi ha portato a voler aiutare una persona che poi avrebbe causato probabilmente la mia morte alla fine. E da qui quindi sono ripartita. Quindi nel 2013, quando ho terminato il mio percorso presso la Casa delle Donne di Milano, dovevo ricostruirmi da zero sostanzialmente. E lì c'è stata la svolta, cioè incredibilmente da questa criticità ne è nata un'opportunità grandissima, perché in quel periodo appunto Marisa e le altre socie dell'associazione avevano a cuore un grosso progetto, un grosso desiderio, che era quello di aiutare le donne proprio che uscivano dai loro percorsi di violenza a reinserirsi nel mondo del lavoro, perché il problema più grosso quando ti trovi in una situazione di questo tipo è proprio il ritrovare lavoro, perché spesso appunto lo devi lasciare o perché magari non hai potuto lavorare in precedenza per le situazioni in cui ti trovavi, e soprattutto la casa. E poi ovviamente questi due aspetti sono legati: se non hai il lavoro difficilmente riesci a pagarti magari un affitto o una casa. E quindi da lì questo progetto di voler fare qualcosa, no, per proseguire questo percorso che inizia proprio dall'aiuto che dà l'associazione. E io mi sono trovata in quel momento con delle competenze che comunque avevo maturato nella mia vita e che potevo spendere per lavorare ad un progetto che è stato quello che abbiamo poi effettivamente concretizzato dopo 2 anni di lavoro. Finalmente nel 2016, a marzo del 2016, siamo riusciti a costituire la cooperativa I Sei Petali, che è una cooperativa che a tutt'oggi stiamo con grande forza e determinazione, insieme a Marisa e Caterina che sono qua oggi, portando avanti insieme, e che ha anche lo scopo di reinserire al lavoro le donne che escono dal percorso di violenza, ma anche in realtà da altri percorsi, da altre situazioni difficili. E abbiamo, in questi anni abbiamo innanzitutto ovviamente studiato e ci siamo formati comunque ulteriormente, perché l'attività che abbiamo deciso di svolgere è un'attività che si rivolge a persone che vengono a Milano per cure e devono cercare una soluzione alloggiativa a prezzi diciamo moderati. E abbiamo presentato questo progetto al Comune di Milano, all'Assessorato alle Politiche del Lavoro, e ci ha dato un grosso contributo, quindi una convenzione, un contratto di servizio che ci ha permesso di avviare l'attività,
E da allora non ci siamo più fermate, nel senso che il passo successivo è stato quello nel 2018 di allargare ulteriormente, diciamo, la base di persone, quindi di donne, che delle socie, delle sei socie che lavorano in cooperativa, quindi da qui il nome dei sei petali, e che portano avanti questa attività, abbiamo pensato di allargare ad altre donne che non necessariamente provenivano da percorsi di violenza, ma anche da altre situazioni difficili, tra cui lunghi periodi di disoccupazione, la possibilità di reinventarsi un lavoro in proprio, cioè come imprenditrici. Quindi, partendo un po' dall'esperienza che abbiamo fatto noi in questi anni, abbiamo pensato di proporre dei percorsi di orientamento all'autoimprenditorialità femminile che abbiamo sperimentato nel 2018 e stiamo portando avanti. Quindi sono dei percorsi in cui forniamo tutte le informazioni, competenze, diciamo, di base per poter avviare un'attività. Ed è stata un'esperienza bellissima perché abbiamo accolto più di 50 donne in più di 5 percorsi che abbiamo fatto appunto in questo anno e mezzo e quindi sono nate nuove relazioni, quindi stiamo man mano ampliando quello che è stato l'inizio del nostro percorso, quindi con le sei socie della cooperativa, ad altre donne che non conoscevamo e che arrivavano da contesti diversi. Queste donne, adesso le stiamo, un gruppo di queste donne, le stiamo effettivamente accompagnando nella realizzazione di alcuni progetti in vari ambiti, che sono quelli dell'artigianato, quello dei servizi alla persona, e stiamo appunto, le stiamo affiancando e stiamo lavorando con loro. E quindi quello che, per concludere, viene da dire è proprio la cosa incredibile su cui io rifletto, soprattutto quando ho dei momenti di difficoltà, perché i momenti di difficoltà in realtà sono tanti. Non è semplice portare avanti un'impresa, perché la nostra è un'impresa, a maggior ragione siamo un'impresa sociale. Adesso addirittura appunto stiamo lanciando un nuovo servizio che si chiama Progetto Ariel, che vuole ampliare ulteriormente i servizi che noi abbiamo finora dedicato ai malati, anche ai residenti a Milano, per quanto riguarda attività di accompagnamento e di supporto nello svolgimento di alcune attività quotidiane. E quindi è un continuo reinventarsi, è un continuo rimotivare le donne che sono con noi da più anni e le donne che stiamo man mano conoscendo, perché in realtà non è semplice, no? E quindi da qui i miei giorni anche di sconforto, non solo tenere sotto controllo l'aspetto economico della cooperativa, chiaramente quindi facendo in modo che ci siano ricavi per pagare gli stipendi, ma soprattutto continuare a rimotivare, stare vicino a queste donne che hanno delle situazioni che io stesso ho vissuto. E quindi la cosa più bella, che mi dà la forza e il coraggio, diciamo, tutte le mattine di affrontare questa avventura, è proprio questa. Cioè, io ho sempre desiderato lavorare nel sociale, però il fatto di lavorare in un'attività sociale nella quale io stessa mi sono trovata, cioè nel mio stesso problema, è quello che mi motiva tutti i giorni, che è, ripeto, bellissimo, è altrettanto comunque difficile, perché comunque sei nel tuo problema che tu hai vissuto, che man mano hai superato. Adesso io ne parlo così perché sono passati 5 anni, ovviamente fino a 3 anni fa non ne parlavo così, non avrei mai parlato pubblicamente. Quindi questa è la cosa che mi rendo orgogliosa del lavoro che sto facendo insieme alle donne che ci sono e che mi hanno aiutato e che sono qui. Quindi ringrazio tutti voi per avermi ascoltato.